Ciao a tutte ragazze, sono troppo contenta perché finalmente riesco a trovare un pochino di tempo per fare un video. Davvero in questo periodo, come vi ho già detto, ho iniziato a lavorare, per cui sono davvero super super impegnata. Ho deciso di fare il video i must have dell'estate e dunque i prodotti più utilizzati, i più amati dell'estate. Io onestamente l'ho visto fare da English Rose Makeup, alla quale mando un grandissimo bacio. Sicuramente molte di voi la conoscono, se non la conoscete io vi consiglio di andare a visitare il suo canale, perché è davvero molto carina, molto dolce, dà tantissimi consigli, varia tantissimo. Io la seguo davvero con molto piacere e ripeto, vi lascio il link del suo canale qui sotto. Questo video potrebbe durare ore ed ore, in quanto amo follemente l'estate, soprattutto amo quello che la circonda, cioè che sono gli accessori, i vestiti, i colori. Sono una fissata col nero, ma ultimamente sto davvero amando i colori, anche grazie ad Eleonora di Beauty Tricks. Dunque, passiamo subito bando alle chiacchiere. Cominciamo principalmente con il make-up, evitando di andare a mettere il fondotinta. Comunque non rinuncio ad andare ad applicare il blush o andare a creare il mio contouring, e faccio sì di andare a trovare dei prodotti che siano in crema. Spesso e volentieri li vedete utilizzare nei miei make-up tutorial appunto estivi. Come blush li ho tutti della Kiko, onestamente, di varie collezioni limitate, e sono le tonalità, tra l'altro, che io amo principalmente, come potete già vedere dal vestiario. C'è questa qui che è una tonalità corallo. Questi due fanno sia da lip gloss che da blush, quindi a volte li vado ad utilizzare insieme per rimanere colore su colore. Li applico tranquillamente con le dita e poi li vado a sfumare sulle mie guance. Mentre questo, che è invece fatto sempre fatica ad aprire questa confezione, un rosa più sul toni caldi, e ancora come altro blush quest'altro in stick. Tra l'altro sono molto comodi da mettere anche in borsa, della linea Velvet Sleek Blush, quindi questo è soltanto blush. È il numero 02, che è questo magnifico colore rosa che però ha anche dei riflessi dorati. Per quanto riguarda invece il contouring, sempre un altro stick blush della stessa linea di questo, ma ovviamente io lo utilizzo come, diciamo, contouring terra, perché onestamente come colorazione di blush lo trovo alquanto scura, almeno per me. Per quanto riguarda invece gli ombretti, amo follemente, lo sapete ormai, inutile dirvelo, i long lasting di Kiko, quindi tutti quegli ombretti in stick, resistenti all'acqua, waterproof, super super varianti di colori. E ve li ho fatti vedere già altre volte, quindi in questo caso vi faccio vedere i miei ombrettini di Astra. Sono di vari e vari colori, che ho tutti messi qui, poiché in estate ci si può davvero sbizzarrire. Tra l'altro costano davvero pochissimo, si applicano molto veloce, durano tantissimo. Ulteriori prodotti waterproof, e sto parlando di mascara entrambi Kiko, i quali uno è l'Ultra Tech direttamente waterproof, lo riconoscete tranquillamente dal tappo blu. E ammetto, io quando vado a mare utilizzo il mascara, non ne riesco a fare a meno, ho bisogno di intensificare le mie ciglia, e dunque assolutamente mascara waterproof. Altrimenti il Top Coat, sempre di Kiko, quello waterproof, che dunque è un top coat trasparente, il quale va a trasformare qualsiasi tipo di mascara noi abbiamo in waterproof. Le nuove matite, sempre dell'Essence, che se non erro sono state integrate da poco nella linea permanente. E in questione io ne ho acquistata una, mi ci sto trovando bene, e dunque penso di andare a prenderne altre di altre colorazioni, e parlo della gel eyeliner, appunto, eye pencil waterproof. Durano tantissimo, io la applico anche all'interno dell'occhio, mi ci trovo benissimo, e la applico magari come ulteriore base della mia amatissima pupa. Passiamo adesso alle labbra, due rossetti che io davvero mi piacciono tantissimo di colorazione. Questo è il 79 di Kiko della linea Smart Lipstick, anch'esso va su queste colori. Avrete notato che sto in fissa con il fragola, anguria, corallo. E poi davvero ragazze, sto amando questo qui, davvero lo adoro, della linea Hien Pupa, che io ho acquistato grazie al coupon a soli 5 euro.
Ragazze, questo è il 402. Oltre ad amare tantissimo questa colorazione, sono davvero contenta di averla acquistata perché ero in dubbio se prenderla, ma come pensavo in estate con l'abbronzatura, sta davvero benissimo. Dura tantissimo. Passiamo adesso agli smalti. Sto in fissa letteralmente con il 360 di Kiko, che è questo qui che praticamente ho addosso e lo indosso sia sulle mani sia sui piedi, ma adoro anche tantissimo il 359 perché comunque a volte li vado ad utilizzare insieme, nel senso che riempio tutta la mia mano con questa e sull'anulare invece vado ad utilizzare il salmone. Non posso farvi vedere tutti gli accessori che amo perché non finiremo, ripeto, mai. Ma sono davvero contentissima di aver acquistato questi braccialetti qui di varie colorazioni e in particolar modo, appunto, ripeto, sto in fissa con questo colore, amo questo qui e adoro anche questa colorazione qui. Questi orecchini che avevo acquistato l'anno scorso da Prima Donna, che vi avevo già fatto vedere, mostrato, e adoro poi, abbinati appunto al verde acqua, questi altri che ho acquistato in Argentina di marca Adoro, e appunto Adoro. E poi amo particolarmente, ma ancora non ho avuto il piacere di indossarli quest'estate, questi qui che anche ho acquistato in Argentina e sono davvero lunghissimi e secondo me anche con una maglia bianca, quindi diciamo neutra, stanno benissimo perché hanno tantissimi colori, sono davvero lunghissimi e mi piacciono davvero tanto. Per quanto riguarda invece i capelli, un semplice fermaglio di Prima Classe che quando caldo, così in due semplici mosse e via, legati i capelli. Ovviamente adesso li ho legati di fretta perché davvero a volte si muore di caldo, quindi cioè fretta e furia, andiamo a legare i capelli, tipo adesso magari rimaniamo con i capelli legati che è meglio. Se sono un po' pazza non ci fate caso. Mi sento alquanto sclerata oggi, sarà il sole che ho preso ieri? Va bene. Magliette, cioè adoro, io amo più fare uno spezzato che i vestitini, lo ammetto, e in particolar modo adoro queste maglie così, velate, in chiffon, l'avrete capito perché ve le ho fatte vedere spesso quest'anno, questa in particolar modo è così, la vado ad indossare con un reggiseno di questi a fascia, visto la trasparenza, e è semplicissima, dietro con questa particolarità qui. Più o meno della stessa lavorazione è quest'altra maglietta qui, che è di Zwicky. Ha più o meno la stessa lavorazione di questa, qua però non ha gli strass, è tutta semplice, e dietro ha questa cerniolina dorata. Per quanto riguarda le giacche, invece, la mia amatissima giacca di jeans di motivi, anch'essa a maniche a tre quarti e anch'essa diciamo corta, non è proprio lunghissima. Passiamo adesso ai costumi. Anche qui quest'anno colori, questo qui che ho acquistato da Yamamay, Hamir Slama, cioè l'anno scorso praticamente questa stilista ha fatto un po' di costumi per Yamamay e dunque io ho preso questo qui blu pavone, che ha praticamente a fascia con una doppia fascia che ha questo anellino qui di filo dorato, sopra un dorato chiaro e sotto un dorato scuro, e lo slip invece è particolare perché ha i volà laterali e questo è il timbro della stilista. Quest'altro, che praticamente si può dire vendono tutti, e ovviamente l'ho preso verde Tiffany, verde acqua marina, è questo qui che appunto ha questi fiorellini e il pezzo di sopra è questo. Ed infine l'ultimo che vi ho fatto vedere proprio nel mio ultimo video haul è questo qui, è un semplice slip con i nodini laterali e invece la particolarità che io adoro è questa parte qui, è bellissima, che continua poi sul collo, anche se non lo leggo quasi mai per l'abbronzatura. Infine alle creme, ovviamente questa qui della Kiko, che vi ho fatto vedere in un video haul che mi ha regalato mia sorella, è un siero spray anticellulite e la cosa bellissima è che si assorbe e si asciuga subito e ha la fragranza pompelmo. E poi per quanto riguarda una crema dopo sole vellutante per il corpo, amo follemente questa crema illuminante dell'Erbolario, illuminante perché è all'olio dorato di palma e aloe vera
e contiene delle pagliuzzette dorate, quindi lascia tutta la nostra pelle luccicante. Io l'adoro metterla di sera e anche quando mi rimane poi il giorno dopo andare a mare sotto il sole. È davvero fantastica e tra l'altro ne basta davvero pochissimo e dura tantissimo. E poi c'è questo Tropical Blend di Copperton, è un olio secco abbronzante con protezione 2 all'aloe vera, è una formulazione antisabbia e lascia la pelle vellutata, abbronzatura luminosa e io davvero lo adoro perché è vero, non appiccica per niente, non ti dà quella sensazione di unto addosso, sempre bisogno di una mini protezione. Lo utilizzo tranquillamente con la protezione 2, lo so, è piccolo, è pochissimo, è ovvio che però la vado a mettere quando già inizia ad avere un po' di colorito. Bene ragazze, davvero basta, credo sia un video lunghissimo, spero di non avervi annoiato, scusate se sembro, ripeto, un pochino sclerata, sono davvero contenta di essere riuscita a fare un video. Vi mando un grandissimo bacio e ringrazio tutti, tutti perché siete sempre gentilissimi, ringrazio e do il benvenuto ai nuovi iscritti e io come sempre... Vi mando un grandissimo bacio e non mi resta che dirvi che se vi va, ci vediamo al prossimo video.